Buongiorno, ben trovate e bentrovati a tutti voi che volete proseguire questo percorso di approfondimento biblico, questo ciclo giorno e notte che abbiamo inaugurato ieri sera, che prosegue oggi con Monsignor Antonio Pitta. Quindi siamo molto lieti, intanto rivolgo a lui anche il saluto da parte di Festival Biblico, saluto lui, saluto voi, vi ringrazio per essere intervenuti e ringrazio Monsignor Pitta per essere con noi questa mattina per approfondire il tema del Festival. L'ho già detto ieri sera, ma lo ricordo, nel ventennale di questa bellissima kermesse abbiamo al centro l'agape, questa parola meravigliosa che dice in greco l'amore, il centro del messaggio non solo della parte cristiana del canone biblico, ma mi sento di dire di tutta la Bibbia. Poi ci spiegherà Monsignor Pitta i collegamenti, o insomma, ecco, approfondiremo insieme a lui. Allora, solo una piccola nota, perché credo che molti tra noi conoscano chi personalmente, chi per fama, Monsignor Antonio Pitta, chi per letture di suoi libri, che non sto ad elencare, li trovate naturalmente in rete, trovate tutta la sua bibliografia. Vi dico soltanto che è professore ordinario di Nuovo Testamento, quindi chi meglio di lui può accompagnarci tra le pagine che sono state indicate come tematiche per questo festival. Approfondiamo in particolare pagine di quello che noi cristiani chiamiamo Nuovo Testamento, la teologia giovannea, l'amore, che significato assume questa parola. E mi piace ricordare il titolo che Monsignor Antonio ha voluto dare al suo intervento, che è un titolo molto bello, molto ricco, molto ampio, che incuriosisce. Dio è amore e la via sublime dell'amore. La via sublime. E ci facciamo accompagnare nello scoprire le diverse vie. Io non lo so se posso chiedere, lo chiedo, poi lascerò la parola subito, se c'è una via oppure se dovremmo usare un plurale, le vie dell'amore. E allora mi dispongo anch'io insieme a voi ad ascoltare questa lezione, questo momento di incontro e di dialogo che ci conduce su queste vie, lungo le Sacre Scritture, alla scoperta della via dell'amore. Prova. Buona giornata a tutti, sono ben lieto di tornare al Festival Biblico per... Don Roberto saprà quante volte dall'inizio di questa bellissima iniziativa che sono onorato di condividere con voi proprio su questa tematica dell'agape. Un saluto a tutti cordialmente, persone che conosco di cuore, ma a tutti i presenti. È una tematica molto bella quella scelta per il Festival Biblico, quella dell'agape. Con una precisazione subito necessaria che ho già fatto la settimana scorsa a Chioggia, è la seconda volta che partecipo quest'anno al Festival Biblico. Appunto il termine agape va reso con amore, non con carità. È una esigenza che non riusciamo a realizzare nella traduzione delle Bibbie, soprattutto in italiano, perché continuiamo a parlare di carità per Prima Corinzi 13, mentre quando si tratta di Prima Corinzi 8 la conoscenza gonfia, l'amore edifica, lì si è scelto l'amore. Allora è una esigenza molto importante, perché d'altro canto se noi nel linguaggio comune, il che non è il latino, parliamo di io provo carità per te, la reazione dall'altra parte non è assolutamente positiva e negativa. Una fidanzata non può dire al proprio ragazzo io provo carità per te. Dunque il linguaggio cambia e dovremmo riscoprire, come ha ben detto Ilenia, dovremmo riscoprire proprio il termine centrale dell'agape, che è l'amore, non è la carità. Fatta questa precisazione, il titolo che ho proposto a partire dal tema generale del Festival Biblico mette insieme due apici del Nuovo Testamento, Prima Corinzi 13 e Prima Giovanni, capitolo 4 e 5 anche. In Prima Corinzi, capitolo 13,
comincia Paolo proprio con un'affermazione che precede il famoso inno alla carità, che non è un inno e non è la carità, ma è all'amore ed è un elogio, ci dice che ora vi mostrerò la via sublime, la via migliore, la via più importante. Spero di tornare nella conclusione sulle vie, la provocazione che mi ha fatto poco fa Ilenia. Dall'altra parte questo apice del Nuovo Testamento, della prima lettera di Giovanni, Dio è amore. Ho riflettuto molto su questa scelta del tema. È verissimo che le tre grandi religioni sono accomunate dal monoteismo, ma questa definizione non si trova né nell'Antico Testamento né nel Corano. Tra i 90 nomi di Dio nel Corano non c'è Dio è amore. Ma al massimo c'è Dio è amabile, ma Dio è amore ed è la prima lettera di Giovanni. Allora come si è giunti a questa novità assoluta, con tutto il dialogo che è importante dobbiamo avere con l'ebraismo, con l'Islam, come si è giunti a questa definizione di Dio che è amore? Allora direi che abbiamo davanti a noi delle domande che cerchiamo di scandagliare a partire da questa novità. La prima: perché Dio è amore? Perché è il titolo, la descrizione, la definizione che caratterizza più di altri Dio. La motivazione che c'è detta nella prima lettera di Giovanni ed è ripresa nel bellissimo dialogo tra Gesù e Nicodemo nel Vangelo di Giovanni a questa risposta. Perché Dio ha mandato il suo figlio nel mondo perché fossimo salvati. O nella prima espressione del Vangelo di Giovanni, il dialogo con Nicodemo, Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo figlio unigenito nel mondo perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita. Sono due espressioni speculari della prima lettera e del Vangelo di Giovanni, che riprende il Vangelo di Giovanni e ci dice che Dio è amore perché ha tanto amato il mondo da mandare il suo unigenito nel mondo perché chiunque crede in lui non muoia ma abbia la vita. Dunque è una ragione storica, non una ragione ideologica, mentale o di carattere metafisico, ma una ragione storica che determina il pensare del credente rispetto a questa realtà incredibile per la quale Dio è amore. Dunque perché Dio è amore? Perché ha tanto amato il mondo da mandare l'unigenito nel mondo, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita. E noi abbiamo conosciuto l'amore, ci dice la prima lettera di Giovanni. La seconda questione altrettanto importante è come Dio dimostra il suo amore per noi. Come? È una domanda molto forte, perché ci sono situazioni della persona umana che non sperimenta questo amore di Dio, anzi che vive il dramma della lontananza di questo amore di Dio. Sì, Dio è amore, ma vallo a dire in certe situazioni della vita umana. E qui la risposta è altrettanto profonda. Il come Dio diventa amore si rivela nell'evento della croce, nell'evento del dono più importante che Dio ha fatto al mondo in Gesù Cristo. Abbandonare l'idea che il crocifisso sia un modo pessimistico, dolorifico di pensare Dio è molto importante oggi, perché vorremmo farne a meno. Ma dire che Dio è amore non vuol dire che Dio è amore perché ci vuol bene, no, no. Dio è amore perché, come ha mandato il suo figlio nel mondo, lì, nell'evento della morte e risurrezione del figlio, diventa Dio d'amore. Qui Paolo e Giovanni cantano insieme il capitolo 8 della lettera ai Romani,
chi ci separerà dall'amore di Dio in Cristo Gesù? Egli che non ha risparmiato il suo figlio, ecco di nuovo, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà ogni cosa insieme con lui? È prepotente questa modalità di amare Dio l'uomo, non è semplicemente fatta di belle parole. C'è un evento storico che dimostra come Dio si rivela Dio dell'amore. Una terza questione altrettanto importante in questo tema appunto del Festival Biblico incentrato sull'amore è che l'amore di Dio ci raggiunge attraverso un evento ben preciso, non solo l'evento di partenza, ma anche l'evento di arrivo. Perché, come e quando Dio è amore? E qui la risposta la troviamo al capitolo 5 della lettera ai Romani. La speranza non fa vergognare, il titolo del prossimo giubileo, la bolla nell'edizione del giubileo di Papa Francesco, più che non delude. Perché l'amore di Dio è stato effuso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito che ci è stato dato. Romani 5, 5, 6. Com'è bella questa affermazione. Dio è amore perché continua sempre a donarci il suo Spirito. Nello Spirito noi sperimentiamo l'amore di Dio. Ho appena concluso questo testo sulla speranza che è stato posto in libreria ieri o l'altro ieri, è appena uscito. L'idea della speranza nel credente nasce dall'incontro tra lo spirito e il respiro dell'uomo. Per questo il credente non può essere una persona senza speranza, perché fin quando ha lo spirito in sé è persona di speranza. Qui l'amore incontra la speranza. Lo toccherò nelle conclusioni. Tre dilemmi molto brevi che richiamo su questa idea che Dio è amore, è la via sublime dell'amore. La prima, abbandonare la separazione tra il Dio dell'Antico Testamento e il Dio del Nuovo, che è una grande difficoltà che abbiamo ancora oggi. Anche a Chioggia mi è stata posta la domanda, ma io non posso accettare il Dio dell'Antico Testamento che realizza la vendetta, la collera, i salmi imprecatori. Come si fa a dire Dio è amore con i salmi imprecatori? O di distruzione dei figli del nemico? La risposta che troviamo nella Sacra Scrittura è che Dio è amore e si fa compagno dell'uomo perché comprenda progressivamente che Dio è amore, con tutte le drammaticità della vita umana. Che Dio è amore sia per l'Antico che per il Nuovo Testamento sta nel fatto che abbiamo pagine sull'amore di Dio per l'uomo nell'Antico Testamento che sono di una profondità unica. Come si fa a dire che Dio non è amore nell'Antico Testamento? Il Cantico dei Cantici, Isaia che ci dice che l'amore di Dio è come di un padre, di una madre che si prende cura dei suoi figli. Il fidanzamento tra Dio e la sposa nel profeta Ezechiele, capitolo 16, Osea. Va e sposa una donna di prostituzione. Queste sono pagine di amore incredibili, non sono mica noccioline sull'amore. Dunque abbandoniamo la separazione tra il Dio della vendetta e il Dio dell'amore, che spesso noi andiamo dicendo, predicando, formando, e senza renderci conto che è l'unico Dio che è amore, nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Allora come si risolve questo problema di testi così crudi, così duri? Ce lo dice la Dei Verbum, il numero 12. Nostre salutis, la Scrittura non sbaglia quando parla della salvezza dell'uomo. Mentre quando non parla della salvezza dell'uomo, la Scrittura sbaglia come tutti i testi della letteratura antica. Non bisogna assolutamente scandalizzarsi di questo. La parola di Dio passa attraverso l'incarnazione, la condiscendenza, come lo chiama Dei Verbum 14. La Dei Verbum ha sdoganato un'idea che
la Bibbia è tutta uguale. No, la Bibbia non è tutta uguale. È bello il festival biblico perché ci permette di dire delle verità che non diremmo altrove. La scrittura ha una gerarchia di verità. Al culmine di queste verità c'è la salvezza dell'uomo, c'è appunto Dio e amore. E questo è il punto culminante. La seconda aporia, se avete ancora qualche minuto, perché non mi piace parlare molto, mi piace dialogare. E per questo sono contento di un dialogo con voi, con ognuno di voi. La seconda aporia, la seconda grande problematica su Dio e amore è l'amore per Dio e l'amore per il prossimo. È un dilemma questo, perché abbiamo da una parte carismi incentrati sull'amore per Dio, la vita contemplativa, l'eremitaggio, e dall'altra parte l'amore per il prossimo, i non credenti, che continuano a dire ai credenti: continuate a dire che Dio è amore, ma poi non vi interessate più di tanto del prossimo. C'è una denuncia terribile di molti testi di origine ebraica contro il cristianesimo su questo. Dio è amore, ma poi Auschwitz come l'abbiamo messa? Oppure come viviamo situazioni drammatiche di guerra, come oggi che stiamo assistendo? I due comandamenti stanno e cadono insieme. L'amore per Dio e l'amore per il prossimo non sono in antitesi. Ce lo dice Gesù con la bellissima parabola del buon samaritano: va e anche tu fa lo stesso. Quando sembrano in conflitto, sempre l'amore per il prossimo. E Paolo sottolinea da parte sua come questo amore per il prossimo è incarnato nella comunità. Giovanni avrà un'altra risposta molto bella, la risposta più bella sull'amore per il prossimo è della prima lettera di Giovanni, appunto. E sta nel fatto che Dio nessuno l'ha mai visto. Chi non ama il fratello che vede non può amare Dio che non vede. Ecco la risposta definitiva. Per questo l'espressione Dio amore è l'apice di tutto un percorso che la prima lettera di Giovanni realizza. Amare il prossimo quando è in conflitto con l'amore per Dio. Perché Dio non si vede, lo si incontra nell'amore per il prossimo. Però sia Paolo che Giovanni di nuovo si trovano insieme, perché dire amare il prossimo e amare Dio vuol dire essere raggiunti dall'amore di Dio per noi. Ecco come si risolve il dilemma. Tra il carisma impegnato nella carità e quello impegnato nella contemplazione c'è una eccedenza dell'amore di Dio per noi. Entrambi sono espressioni dell'amore di Dio per noi. Ecco perché Dio è amore, perché sia il comandamento di Deuteronomio 6,4,9, lo Shema, sia Levitico 19,18, amerai il prossimo tuo come te stesso, sono preceduti da questa forza dirompente dell'amore di Dio per noi. L'ultima aporia che vorrei sottolineare, poi mi taccio, è questo rapporto tra eros, filia e agape, che la filosofia, poi Don Roberto, ci aiuta ad affrontarlo in modo metafisico. Questo rapporto tra eros, filia e agape, li abbiamo troppo separati, li abbiamo troppo distinti. Che l'eros sia l'amore fisico, la filia l'amore di amicizia, l'agape è l'amore gratuito. Il Nuovo Testamento non sarebbe molto d'accordo, perché la lettera a Tito, quanto apparsa la filantropia di Dio, com'è bello quel testo, quanto è apparsa la filantropia di Dio, l'amore di Dio per gli uomini e la benevolenza di Dio. Dio è un filantropo, questo amore, Dio è amore perché Dio ama l'uomo così com'è, non come dovrebbe essere. Ama la donna, l'uomo, come sono, non come li vorremmo.
quante idealizzazioni nella Chiesa, non solo in quella cattolica, anche in quella anglicana o luterana, quante idealizzazioni. Dio è amore perché ama l'uomo, la persona così com'è, non come la vorremmo. Per questo Eros, Filia e Agape, la bellissima lettera di Benedetto XVI, Dio è carità, Dio è amore, Deus caritas est, che assume l'Eros e la Filia, ecco il contenuto fondamentale di quel testo, non separati, non separati, non scissi. Eros, Agape e Filia stanno insieme, l'Agape raccoglie ciò che appartiene all'amore reciproco tra amici, sempre Giovanni, contro chi pensa che Dio è amore, dunque l'amore più importante della filia. Andiamo a leggere il discorso di addio di Gesù nel Vangelo di Giovanni. Non c'è amore più grande di colui che dona la vita per i propri amici. E io vi ho chiamato amici. Attenzione a non spiritualizzare l'agape. Perché l'agape, l'amore, è concreto, è fisico, è corporale, come ogni espressione dell'amore. E porta con sé sia la filia, l'amicizia, sia la fisicità dell'amore. Allora in che cosa si differenzia l'agape, l'amore, dalla, e chiudo, dall'eros e dalla filia? Qual è la differenza? La permanenza. Siamo fuori gioco tutti quanti, perché sulla permanenza siamo tutti manchevoli. Cioè l'amore è vero quanto dura, quando rimane. Tre rimangono: la fede, la speranza, l'amore. Ma di tutte la più grande è l'amore, perché va oltre la soglia della vita terrena. Mentre la fede e la speranza terminano, e sono importantissime, il loro percorso nella vita terrena, nell'amore noi vedremo faccia a faccia, così come egli è. Allora i due titoli che abbiamo posto in questo breve intervento ci danno molto da riflettere su questa realtà per la quale Dio, sempre, nell'Antico e nel Nuovo Testamento, ogni volta che ci raggiunge, è Dio di amore e non di vendetta. Grazie. Bene, ringraziamo Monsignor Antonio per questa... Allora, ringraziamo Antonio per questa bella relazione che nella sua concisione ha toccato dei punti straordinariamente importanti. Io non voglio però rubare tempo a voi, anche se, come già accaduto ieri, avrei molte cose su cui aprire dibattito, però molto meglio se l'interazione la cominciate voi. Ecco, c'è già qualcuno? Benissimo. Buongiorno, io volevo ringraziarla perché mi ha aperto un mondo, e nel senso che mi ha dato conferma che Dio è amore. Qualche volta noi dubitiamo di questo, no? Magari per qualche cosa che ci succede nella vita. E volevo farle una domanda: come possiamo, penso che, insomma, come vedo tante signore qui, saranno già poste questa domanda. Come facciamo a trasferire questo pensiero, più che pensiero, questa conferma che lei ha dato oggi, che Dio è amore, ai giovani, visto che in questo mondo prevale questo nichilismo giovanile e hanno questi vuoti e sono in difficoltà, e credo che anche la scuola non ci aiuti in questo, e neanche i social. Grazie. Grazie. Soprattutto per i giovani questa idea di Dio e amore va ben compresa, va ben spiegata.
sempre a partire da questo evento di Dio che ha tanto amato il mondo. L'idea fondamentale per il Nuovo Testamento sta nel fatto che Dio ci ama a prescindere da noi, ottenendo conto di noi, o al di là di noi stessi. Dio ci ama sempre. Questo amore fedele di Dio, ecco l'Antico Testamento quanto è importante. Quando dobbiamo avere un'idea dell'amore fedele di Dio, l'Antico Testamento è fisico, molto più del Nuovo, perché altro che, perché ci fa vedere come l'amore di Dio è più grande di quello di un uomo per una prostituta, come Osea, per Gomer, oppure del fidanzato per la fidanzata. Questi testi dell'Antico Testamento per i giovani sono di una importanza notevole, però attenzione, vanno ben spiegati, perché altrimenti ognuno dice quello che vuole. Sono testi bellissimi, ma non semplici da mediare. Allora direi che questa fedeltà di Dio nell'amore, se noi manchiamo, ecco il Nuovo Testamento, se noi manchiamo di fede, egli rimane fedele perché non può rinnegare se stesso. Noi questa idea di Dio permanentemente presente nell'amore non ce l'abbiamo come occidentali, no. Questo è tipico della pietà ebraica, della pietà anche islamica. Questo noi non ce l'abbiamo, di queste due espressioni del monoteismo, in cui questo amore di Dio è fedele anche quando l'uomo è infedele, quando non crede. E questo amore di Dio in cui il credente vive. Noi quando non ci troviamo di fronte all'amore di Dio, abbandoniamo subito. Abbandoniamo le chiese, le sacrestie, le diocesi, le parrocchie, le congregazioni, tutto quello che volete. Dovremmo imparare a restare nell'amore di Dio nonostante il paradosso dell'assurdo in cui spesso ci si trova nella vita di ogni giorno. Credo che i giovani siano molto sensibili a questa espressione fedele dell'amore di Dio nonostante il tradimento, nonostante l'abbandono, la lontananza. Buongiorno, mi chiamo Laura, grazie intanto per il bellissimo intervento. Volevo fare una domanda forse un po' scomoda, ma nasce anche dalla mia esperienza personale. Hai detto che Dio è amore e che resta fedele a noi, anche quando noi non restiamo fedeli a questo amore, a questo dono. C'è però una mediazione tra noi e Dio, che è quella della Chiesa Cattolica, che in passato, ma anche oggi, non sempre dimostra amore per tutte le sue creature. Come rapportarci, e penso anche alla domanda sui giovani, molti giovani stanno abbandonando, io stessa in questo momento resto fuori dalla Chiesa perché non sento che la Chiesa mi può parlare e dimostrare questo amore incredibile di Dio. Cosa risponde a una... non voglio essere provocatoria, ma forse lo sono. Grazie. Lei si chiama? Paola. Laura. Ah, Laura. Laura. Dunque, Laura, quanto più ci nutriamo della parola di Dio, tanto più affrontiamo queste difficoltà che ci vengono nella Chiesa e dalla Chiesa. È l'unica via, Laura, non ce n'è un'altra. Qui le Chiese riformate sono enormemente aperte, sono enormemente capaci di essere profetiche, senza nessun plagio da parte mia. Perché? Perché ci dicono che il tesoro prezioso per conoscere l'amore di Dio è la scrittura, la parola di Dio, non è la Chiesa. Perché la Chiesa è fatta di uomini. Allora ti trovi di fronte a decreti che dicono una cosa, poi ne dicono un'altra, poi il contrario, e tutti i social, tutta questa commedia infinita. Andiamo oltre. Lasciamoci nutrire della parola di Dio, di questo testo stupendo della prima lettera di Giovanni, in cui Dio è amore,
non si declina con la condanna, col giudizio. Se abbiamo peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, così comincia la prima lettera di Giovanni. La parola di Dio dice a lei, a me, a tutti noi, più di quanto chiunque altro, in qualsiasi altra situazione, nella Chiesa possa dire diversamente. Ecco la sfida che accolgo e che rimando: nutrirsi della parola di Dio, con tutti i rischi che questo comporta, perché lì senti l'amore di Dio, non altrove. La mediazione umana è fatta di povertà, di piccolezze, di politica a tutti i livelli, e lo vediamo ogni giorno, ma questa parola di Dio rimane fedele. L'amore di Dio si rincontra nella parola fedele di Dio all'uomo e alla persona. Ho detto un dato molto importante, se è stato chiaro. Dove la Bibbia parla della nostra salvezza, lì è infallibile. Dove parla del sole che gira intorno alla terra, della evoluzione o contro l'evoluzione, della donazione o non donazione di organi, dove parla di queste cose, la Bibbia sbaglia, c'è niente da fare, perché è un testo del tempo in cui è stata scritta. Allora riscopriamo questo nucleo essenziale che la prima lettera di Giovanni ci dice, diventando un apice dell'Antico e del Nuovo Testamento. Spero di aver risposto. Prego. Se è possibile. Allora, c'è a Verona, Carlo da Vicenza. A Verona c'è stato un suo confratello, fra Michelini, un frate, ma è comunque un confratello, che ha impostato il suo intervento sull'interrogativo: il Dio dell'agape è lo stesso del Dio del Vetero Testamento? Lei ha passato in rassegna rapidamente, lui invece ha impostato tutto l'incontro, e secondo me andrebbe fatto ovunque, perché ci sono tanti miscredenti che si scandalizzano quando sentono che il Dio del Vetero Testamento diceva: dovete passare a fil di spada, a cominciare da Gerico, uomini, donne, bambini, vecchi, e così via in tutte le città di Canaan che hanno conquistato gli ebrei. E ovviamente, io lo capisco, dei miscredenti dicono: diamine, avete un Dio molto strano, Dio mio, possibile? Ecco. E io direi che bisognerebbe farlo per non cadere nell'eccessiva, nell'estremo opposto, che è il buonismo della Chiesa attuale, sociologica, politica, eccetera. Cioè, Dio, anche nel Nuovo Testamento, San Pietro, nelle sue due brevi lettere, anziché le migliaia di documenti pontifici che sono comparsi nei secoli, in una delle sue due brevi lettere, ma molto dense, dice: Dio porta pazienza perché vuole che tutti si convertano. D'altra parte è anche detto che, ecco, questo è un punto, sì, porta pazienza e corregge, anche nella Bibbia dice, corregge coloro che ama. E la domanda è questa, cioè io credo che bisognerebbe dire che non siamo nell'Eden, cioè è una considerazione, se vuole. Non siamo nell'Eden e quindi succede di tutto, e l'uomo potrebbe, Dio impedirà che l'uomo si faccia male, ha voluto essere libero l'uomo. Non crede che bisognerebbe dirlo questo e non cadere nell'eccesso che Dio perdona sempre tutto, che non succederà mai quello che non dovrebbe succedere, in cui accenna il Papa. Grazie. Bene. Grazie. C'è una parabola molto bella di Gesù che affronta questo problema, ed è la parabola dell'amico importuno. Va riletta in questa prospettiva, perché quella parabola che cosa ci dice? Ci dice: chi di voi, se ha un amico che viene da un viaggio, non dice al proprio amico, non bussa alla porta dell'amico e gli chiede un pane perché ha un... E lì Gesù sviluppa la parabola e sottolinea: chi di voi, avendo queste persone, non darà a queste persone
un pane invece di una pietra, un pesce invece di una serpe, un uovo invece di uno scorpione, quanto più il Padre vostro darà lo Spirito a coloro che glielo chiedono. Questo è Luca. In Matteo darà cose buone a coloro che gliele chiedono. Luca sottolinea lo Spirito, perché solo lo Spirito ci permette di capire che Dio ci corregge quando non capiamo questo suo amore. Non è scontato che di fronte alla prova, alla sofferenza, noi riconosciamo Dio come amore. Anzi, nella prova, nella sofferenza, sperimentiamo il contrario, perché spesso abbiamo l'idea che non doveva capitare a noi. Ecco la risposta che trova nel Vangelo a questa problematica. Attenzione, il rapporto tra, scusate il linguaggio tecnico, tra il patein e il matein, il soffrire e l'imparare, è una delle risposte al dolore umano. Non è la risposta, perché ognuno, ecco la bellezza della Bibbia, ognuno deve cercarla da solo, ognuno deve incontrarla in questo rapporto con Dio, tenendo fermo un dato, che Dio sempre è amore infinito per noi, ma ognuno ha un percorso da compiere in questo amore di Dio. Ecco le vie. L'unica via di salvezza è Cristo, non c'è dubbio, Romani 10. Ma Romani 11 non si chiude con l'unica via di salvezza. Dio ha rinchiuso tutti sotto il peccato, per usare misericordia verso tutti, o profondità della conoscenza, della sapienza di Dio, come sono imprescrutabili le sue vie. Ciò che ha detto Eleni all'inizio. Le vie dell'amore di Dio sono infinite, sono imprescrutabili e non spetta a nessuno di noi sostituirsi a Lui. Dovremmo abbandonare, questa è una delle forme di prometeiche più diffuse dell'uomo del nostro tempo, cioè noi siamo tutti Prometeo che vogliamo continuamente, l'uomo della tecnica, non avere confini, e invece no, il confine ci accompagna ogni giorno, perché solo Dio è senza confine ed ha infinite vie per manifestare il suo amore. Spero di aver risposto. Più o meno ha risposto anche a me, nel senso che io personalmente non so se sono troppo corta o nelle nuvole, ma questa grande differenza tra il Dio dell'Antico Testamento e il Dio del Nuovo Testamento non la vedo, perché penso che come un genitore ama anche quando punisce un figliolo, Dio si esprime con il linguaggio che quel popolo a quel tempo può comprendere. Verissimo. Cioè, sono pienamente d'accordo. Quella della pedagogia di Dio, della accompagnare l'uomo nel sperimentare questo amore di Dio è necessario, non è qualcosa di acquisito, ognuno lo vive in modo diverso, ma certamente sono d'accordo su un'idea fondamentale, la Bibbia tutto fa fuorché pensare all'amore di Dio in forma populista, tutto fa fuorché questo. C'è un'espressione di Lutero che è di una bellezza unica, è un suo discorso a tavola. Spesso i luterani e gli evangelici dicono, ma questo prete è cattolico o è anglicano? Fate voi. Però ha ragione Lutero quando dice che Dio ci ama non perché siamo buoni, ma Dio ci rende buoni perché ci ama. Ah beh, è tutta un'altra cosa. È l'amore di Dio che ci rende buoni, non è la bontà di Dio. Dio è buono.
Perché è chiaro che sono contrario ad una visione così edulcorata del Dio della Scrittura, così dolcificata o così populista. Io non condivido, e lo posso dire con estrema naturalezza, pensare all'idea che quanto più il messaggio evangelico raggiunge più persone, tanto più è vero. Ma no, è proprio il contrario. Quando raggiunge più persone vuol dire che c'è molta zavorra, c'è molto. Abbiamo paura di dire determinate verità, abbiamo paura di dire che Dio è amore, si trova solo nella prima lettera di Giovanni, non c'è né nel Corano né in altre espressioni religiose. Ma questo coraggio dobbiamo averlo, altrimenti cadiamo proprio nel populismo a buon mercato, ognuno se la fa e se la gira come vuole. Grazie per questi due interventi. Prego. A proposito appunto del Dio è amore, mi ricorderò sempre un incontro di Bibbia che facevamo, che Paolo De Benedetti ci aveva detto: una volta ricordatevi che il primo, la cosa più importante è il vostro io, cioè noi dobbiamo, cioè amare il nostro io, non in senso narcisistico, ma certamente cercare di scoprire lo spirito in noi e ad avere rispetto dello spirito degli altri. Ecco che allora abbiamo anche l'atteggiamento di sospensione del giudizio sulle persone, del giudizio sulla parola che delle volte sembra imposta con una lettura definitiva. Sì. Ecco, questo mi è rimasto sempre come un tormento, perché è lì che, insomma, se noi non educhiamo alla ricerca del proprio spirito più profondo ed educarci a questo, non avremo quella idea, anche quel atteggiamento di comunità, di fratellanza. Ma sono d'accordo, non ho da aggiungere altro, se non il fatto che l'espressione Dio amore è sempre declinata in un contesto in cui c'è il noi, non in cui c'è l'individuo e basta. Ha ragione pienamente. È questa riscoperta dell'amore di Dio per me che diventa ragione della condivisione dell'amore per l'altro o con l'altro. Le pagine di Dostoevskij nei Fratelli Karamazov su questo amore folle di Dio, ha delle pagine incredibili, amare l'uomo nel peccato, nell'esperienza del peccato, nonostante il peccato, perché Dio ama l'uomo così com'è. Noi dovremmo accogliere questo Evangelo, questo è Evangelo, il resto è satellite, ruota intorno, ma non è il centro. C'è tanta sete di amore, e come mai l'uomo cade specialmente nell'individualismo e nell'egoismo? Non è una contraddizione? Sì. Dunque, sull'amore, la più bella poesia che sia stata mai scritta per me è di Winston Houden, viene ripresa ogni tanto. Tell me the truth about love. Vi prego, la verità sull'amore. E comincia proprio con l'affermazione: qualcuno pensa che l'amore è un uccello, lo Spirito Santo, qualcuno pensa eccetera. Quando ho chiesto al mio vicino di casa che cosa fosse l'amore, sua moglie ha risposto: è inutile domandarglielo perché non lo sa. Una ironia tipicamente inglese, una ironia tipicamente bellissima. Ma andate a rileggere appunto questo testo molto bello di Oden, si trova in Another Time. La verità, vi prego, sull'amore. Quanto è difficile. E prima Corinzi 13, a cui non ho dedicato purtroppo molta attenzione, spostando l'attenzione su prima Giovanni, prima Corinzi 13 cosa fa? Innalza l'asticella
sull'amore. Perché andate a verificare l'amore quando tutto crede, tutto sopporta, tutto spera. Le virtù dell'amore sono difficili. C'è una inflazione dell'amore, perché lo confondiamo con altre modalità di relazionarsi. C'è una verifica concreta dell'amore, in quel testo bellissimo di Prima Corinzi 13, che l'amore si identifica con una persona, è una persona. Non se non amassi, Paolo lì non dice se non amassi, dovremmo rifare di nuovo l'incontro a commento di Prima Corinzi 13, non dice se non amassi, se non avessi l'amore. L'amore è una persona, l'amore per Paolo quella persona è Gesù Cristo, l'amore, anche se non lo dice, è la pagina più laica di tutte le lettere di Paolo, insieme a Romani 7:25. Perché l'amore si riconosce dalle azioni, non si riconosce dalla natura, dall'origine, quanto fraintendimento su questo. Sono le azioni che rendono visibile l'amore, il farsi, non l'origine, non la matrice, non l'appartenenza, non il colore, non l'etnia, no, il farsi dell'amore. Ecco perché il più bel testamento sull'amore per me è quello di Teresa di Calcutta. Chi è Gesù Cristo per me? È il malato che deve essere soccorso, è il prigioniero che deve essere visitato. Ecco la pagina sull'amore nel giudizio finale. L'amore si riconosce da ciò che fa, non da ciò che è, perché a definirlo è impossibile, si può soltanto descrivere. Se prima Giovanni ci dice che Dio è amore, perché sa benissimo che non è una definizione, è una descrizione dell'amore di Dio. Allora, forse abbiamo ancora qualche minuto, quindi se qualcuno matura un intervento lasciamo ancora un po' di spazio, ma io approfitto di questo intervallo per intervenire. Intanto per scusarmi perché sono partita con l'entusiasmo di presentare Antonio e non vi ho detto chi sono io, chi mi ha già visto ieri lo sa, ma forse poco cortesemente non mi sono presentata. Io sono Ilenia Goss, sono stata invitata dal Festival Biblico quest'anno in una veste diversa, negli altri anni facevo magari una relazione o ecco, altri interventi, quest'anno mi hanno chiesto di così guidare un po' questi 6 incontri del ciclo giorno e notte. Sono una pastora valdese, per cui i riferimenti che sono stati fatti da Antonio, la citazione da Lutero, la lode alle chiese riformate, li ho presi molto su personale, quindi ne sono lieta, ma seriamente sono lieta più in generale che il respiro del festival sia anche un po' un respiro ecumenico, perché sono qua a rappresentare in qualche modo le chiese della Riforma e soprattutto l'amore per la scrittura. Le chiese della Riforma, beh, si reggono intorno allo studio, alla traduzione, all'idea di far arrivare a tutti la parola, la scrittura che diventa parola. E quindi ecco, sono Ilenia Goss, pastora valdese. E mi occupo di sistematica ma anche molto di Bibbia e di dialogo ebraico-cristiano, per cui approfitto di questo momento anche per sottolineare 2 passaggi della relazione di Antonio che mi hanno particolarmente colpita e gratificata. L'accentuazione sulla continuità tra quello che chiamiamo Antico Testamento e quello che chiamiamo Nuovo, il Tanakh, la Bibbia ebraica, che costituisce una bella fetta del nostro canone anche come volume, e gli scritti che sono tipicamente cristiani. Questo discorso è emerso anche ieri nel primo incontro, quindi credo che sia un po' un segno dei tempi. C'è da lavorare su questo argomento. Mi capita anche nella mia attività sia teologica sia pastorale di ricevere spesso delle domande proprio analoghe a quelle che ho ascoltato qui. Ma c'è differenza, ma che Dio è? E un po' di tempo fa mi è capitato anche di riflettere, di studiare sul tema di ma chi è il Dio di cui parla Gesù? In fondo Gesù stesso ha un riferimento continuo al Padre suo e Padre nostro. E chi è questo Dio qua?
è chiaramente quello della scrittura che lui maneggiava, i salmi, i profeti, la Torah. E quindi è evidente che è lo stesso, solo così per aggiungere un piccolo dettaglio a questo discorso importantissimo. Quindi è proprio Gesù che, almeno per come anche io personalmente lo percepisco, apre la porta di quel meraviglioso, stupendo rapporto d'amore tra Hashem, il Signore, e Israel, aperto anche a chi non è ebreo. Quindi è un po', ecco, quando Gesù dice io sono la porta, lo si può intendere in tanti modi, anche questo, la porta per una promessa, per una salvezza che è fatta a Israel, ma adesso si apre con l'universalismo che caratterizza poi il cristianesimo. E questa è la prima osservazione. La seconda, amore di Dio, amore del prossimo. Ho partecipato recentemente a un incontro di dialogo ebraico-cristiano dove si parlava proprio di questo. E io ho partecipato da cristiano protestante, per cui ho messo l'accento sull'amore del prossimo dove si manifesta l'amore per Dio. E ho commentato, guarda caso, Luca 10, il samaritano. Perché non c'è contraddizione tra questi due amori, sono uno e l'altro, non sono alternativi. Io, appunto, come un po' figlia della Riforma, dico spesso che le nostre chiese hanno lasciato un po' da parte, adesso c'è qualche esperimento, ma hanno lasciato un po' da parte la vita contemplativa. Ma perché l'idea è che si debba avere, poi da tutto da vedere se i protestanti ci riescano o no, ma l'idea di fondo era di essere completamente contemplativi, ma immersi nella realtà. Cioè non era un rifiuto dell'ascesi, anzi era un'ascesi intramondana. Vuol dire tu mentre sei occupato nelle faccende di tutti i giorni, nell'amore del prossimo, nel servizio del prossimo, stai amando Dio, ricordatene. E quindi diciamo che la grande ambizione sarebbe proprio stata questa: attraverso l'amore dell'altro vivo l'amore di Dio. Senza l'amore di Dio non sono in grado di vivere un autentico amore del prossimo. Quindi davvero grazie, perché questa ho ricevuto, ecco, conferme e arricchimento da questa mattinata. C'è ancora forse spazio per qualche intervento vostro, se no le lascio la parola per la chiusura. Se non ci sono altri. C'è qualcuno? Aspetti. Non che voglio essere protagonista, perché volevo dire che avete dato tanti spunti di riflessione, quindi ci sarebbe da stare qui due giorni solo ad ascoltarvi, quindi grazie per questo. Ci sono altre domande? No, io lascerei la parola. La chiusura, io non ho trattato di un aspetto importante nelle lettere di Paolo sull'agape, sull'amore, ed è il rapporto tra la fede, la speranza e l'amore. Prima Corinzi 13 pone l'accento sull'amore, perché è ciò che rimane oltre. Ora conosco come in uno specchio, allora conoscerò faccia a faccia, perché sono stato conosciuto. Però nella lettera più antica, nella prima lettera del Nuovo Testamento, il primo testo del Nuovo Testamento, che è Prima Tessalonicesi, Paolo elogia i Tessalonicesi per la fede operosa, l'amore faticoso, la fatica nell'amore, la speranza perseverante. E al capitolo quinto torna su questo. Noi siamo armati della corazza, della fede e dell'amore, e dell'elmo della speranza. Spesso queste tre virtù le vediamo in antinomia, o a chi dare la precedenza. In realtà Paolo le vede in sinergia, non possono essere separate. Non sono le tre donne del 29esimo canto della Divina Commedia, il grifone che tira alla fine del purgatorio questo carro con tre belle donne intorno al carro, rosso, bianco e verde, della fede, l'amore e la speranza. Ma sono comunicanti tra loro, sono inseparabili, sono inscindibili, perché la fede è fede operante nell'amore, perché lo stesso amore, tra l'altro, tutto crede e tutto spera.
sono inscindibili. Se uno ha un dono, quello dell'amore, ha anche il dono della fede e della speranza. Sono inseparabili fra loro. Per questo pensare a tre virtù separate è un grande errore, dobbiamo evitarlo, è una delle grandi difficoltà che troviamo ancora oggi. Sono inseparabili, stanno e cadono insieme. Avere l'una vuol dire avere anche l'altra, ed è l'augurio che faccio a tutti voi in questa bellissima esperienza del Festival Biblico. E grazie a Elena.